Sul mare oceano, sull'isola di Bujan, c'era una volta una piccola casetta, un'isba decrepita. In questa isba vivevano un vecchio con la sua vecchietta. Vivevano in grande povertà. Il vecchio fabbricava le reti e andava al mare per prendere i pesci. Ne prendeva solo quanto ne bastava per il vitto quotidiano. Una volta, chissà come, il vecchio gettò la sua rete. Cominciò a tirare e si accorse che era molto pesante, come mai gli era capitato. Tira e tira, riuscì a tirar fuori la rete. Guardò, la rete era vuota. C'era in tutto un pesciolino, ma non un semplice pesciolino. Era un pesciolino tutto d'oro. Il pesciolino pregò il vecchio con una voce umana: «Non prendermi, vecchietto. È meglio se mi lasci andare nel mare azzurro. Io ti sarò riconoscente. Farò tutto quello che vorrai». Il vecchio pensò e ripensò, poi disse: «Che bisogno ho di te? Va pure a passeggio nel tuo mare». Gettò il pesciolino d'oro nel mare e tornò a casa. La vecchia gli chiese: «Hai preso molti pesci, vecchio?» «In tutto ho preso solo un pesciolino d'oro, ma l'ho ributtato in mare». Mi pregò con insistenza. «Lasciami andare», mi disse, «nell'azzurro mare, ed io ti ricompenserò, farò tutto quello che vorrai». Ho avuto compassione del pesce. Non ho voluto da lui un riscatto, ma l'ho lasciato libero a sua volontà. «Vecchio demonio, ti era capitata tra le mani una vera fortuna e tu non hai saputo prenderla». La vecchia si incattivì, insultò il vecchio da mattina a sera, non lo lasciò in pace. «Dovevi chiedergli almeno un po' di pane, qui abbiamo solo delle croste secche, che mangerai?» Il vecchio non si trattenne, andò dal pesciolino d'oro per chiedergli del pane. Arrivò alla riva e gridò con voce forte: «Pesciolino, pesciolino, mettiti la coda in mare e con la testa verso di me!» Il pesciolino nuotò a riva. «Di che cosa hai bisogno, vecchio?» La vecchia si è arrabbiata, mi ha mandato a chiedere del pane. «Torna a casa, ci sarà del pane finché ne vuoi». Il vecchio tornò a casa. «E allora, vecchia, c'è il pane?» «Di pane ce n'è finché vuoi, ma ecco il guaio. Il mastello si è rotto e non so dove lavare la biancheria. Va dal pesciolino e chiedigli un nuovo mastello». Buonasera da Puauto, ascoltatori, e lo avete sentito, stanotte i nostri grilli ci hanno condotto in riva al mare e ci hanno condotto verso delle nuove pagine, quelle delle fiabe. Infatti ho appena letto per voi poche righe da Il pesciolino d'oro di Alexander Pushkin. Ed ho deciso di inaugurare con voi questo capitolo dedicato alle fiabe proprio con Il pesciolino d'oro, perché in realtà è una delle mie fiabe preferite. E certo, io sono stata una bimba fortunata, ma ve l'ho detto tante volte, e proprio quando ero piccola avevo una collezione che mia mamma si affrettò a recuperare per me, che era intitolata Le fiabe sonore, ed era fatta di libricini meravigliosi illustrati e di dischi in vinile che venivano inseriti nel mangiadischi, e una voce narrante assolutamente favolosa che non credo dimenticherò mai, raccontava appunto queste fiabe. Le parole usate erano esattamente le stesse contenute nei libri. Quindi in realtà questo narratore, che poi veniva rappresentato veramente con un forte senso empatico, quindi sembrava di conoscerlo, sembrava fosse veramente una persona di famiglia che era lì e che leggeva appunto queste fiabe al bambino. In quel caso il mio narratore leggeva quelle fiabe per me. E quando poi in realtà io comunque li ascoltavo sempre con mia mamma, quindi era un gioco che facevamo insieme. E devo dire che la mia attrazione per le fiabe, forse proprio a causa di questa vinilica e bellissima collezione, non è mai sparita. E Il pesciolino d'oro, dicevo, tra le tante, è sicuramente una delle mie fiabe preferite.
probabilmente perché tra tutte ha delle caratteristiche assolutamente uniche. Sicuramente, come ogni fiaba, ha una morale ovviamente dietro, e le fiabe, lo sappiamo, sono un modo meraviglioso per far arrivare ai bambini determinati messaggi. Ma il pesciolino d'oro, dicevo, è sicuramente appunto una delle mie fiabe preferite, e dicevo che è così forse per quell'atmosfera comunque che è racchiusa in essa e che arriva assolutamente al lettore, o come invece nella gran parte delle volte nel mio caso all'ascoltatore, appunto. E dicevo, arriva proprio forte queste descrizioni, a cominciare proprio da questi due vecchi protagonisti in realtà, già forse perché l'autore, appunto Alexander Pushkin, li definisce proprio così, non dà loro un nome, ma li chiama vecchio e vecchia. E questa cosa sicuramente in un bambino contribuisce tantissimo a realizzare un'immagine dei protagonisti, appunto, così come lo stesso pesciolino d'oro. Beh, un pesciolino che sia completamente dorato, un piccolo pesciolino. Io lo immaginavo ovviamente, vabbè, naturalmente ero molto aiutata dalle immagini del libro, però immaginavo questo pesciolino in realtà con la forma e le dimensioni di un piccolo pesciolino rosso, di un orifiamma magari, di quelli, sapete, no? Un po' cicciottelli, con le pinne molto molto lunghe, molto piumose quasi, no? Però ancora piccolo, e lo immaginavo veramente d'oro, lo immaginavo pieno di luce, lo immaginavo brillare nell'acqua quando colpito dai riflessi del sole. E così, una volta compreso cosa fosse, immaginavo questo mastello che mi ricordo il narratore definiva rotondo e bello, e poi il palazzo e il castello e questa vecchia che invece pian piano mi sembrava quasi ringiovanire, mi sembrava di immaginare che la sua schiena stanca si raddrizzasse, tanto la sua aria diventava più pomposa e piena di sé in qualche modo, mentre il vecchio lo immaginavo sempre più piccolo, sempre più curvo appunto sulla sua schiena, come schiacciato sotto il peso dell'umiltà e dell'imbarazzo con cui tornava poi ogni volta dal pesciolino, tradendo quello che era in realtà poi il suo animo, il suo istinto di non chiedere assolutamente nulla a quel pesciolino, invece ogni volta essere costretto ad andare lì, tradire se stesso e tradire anche il pesciolino che gli aveva dato fiducia. Quindi, nonostante il pescatore gli avesse detto che lo avrebbe liberato senza volere nulla in cambio, era poi tornato lì invece a chiedere favori, e un favore dopo l'altro il pesciolino aveva sempre esaudito. Quindi insomma era profondissimo il senso di vergogna che in realtà prova il pescatore e che arriva dritto dall'altra parte al lettore, appunto. E questo avviene assolutamente fino alla fine, si vede sempre di più, almeno ripeto, a me faceva questo effetto ovviamente, questa vecchia, la moglie del pescatore, che non accontentandosi mai prova a raggiungere, quindi ad ottenere sempre di più, e per questo a gonfiarsi, ad innalzarsi sempre di più, ad avere quella schiena, quel mento sempre più eretti, a guardare sempre più in alto, mentre questo vecchio sempre più in basso. E poi dicevo, alla fine si assiste quasi ad un'inversione anche visiva di questa immagine, quando poi appunto la vecchia in realtà viene punita dal pesciolino perché esagera con le sue pretese, e quindi improvvisamente perde tutto
E allora eccola che la ritroviamo a terra, completamente a terra. Improvvisamente sembra come un palloncino sgonfio, mentre il vecchio sembra di nuovo sollevato, sembra alleggerito, sembra che da un sospiro di sollievo, con un sospiro di sollievo, abbia tirato fuori tutto quello stato d'ansia, di inquietudine e di malessere interiore che lo teneva giù, ed ora finalmente leggero di nuovo può tirare sulla testa. E anche il pesciolino d'oro tutto sommato cambia nel corso della storia, perché se all'inizio io mi ricordo lo immaginavo appunto come questo piccolo rifiamma dorato che appunto riluceva nel mare ed era calmo, il suo animo calmo si leggeva proprio nello stato d'animo in qualche modo del mare, che anch'esso era calmo. Era piatto, io immaginavo appunto queste piccolissime onde che arrivavano appena a lambire la spiaggia e poi tornavano indietro. Bene, poi invece a un certo punto della fiamma tutto questo cambia. All'improvviso il mare si gonfia, si incupisce, diventa buio, nero e iniziai ad immaginare invece le onde alte, spumose e quasi si aveva un po' di paura, avevi l'impressione che insomma se ti fossi trovato in mare su un'imbarcazione in quel momento sicuramente saresti stato sballottato da tutte le parti e probabilmente la piccola imbarcazione avrebbe finito per infrangersi su qualche scoglio e il pesciolino d'oro era lì invece, lo immaginavo fermo, immobile, non in balia di queste onde, ma come se fosse lui a generarle, la sua rabbia in realtà, perché veramente non ne poteva davvero più delle richieste, anzi delle pretese appunto della vecchia che non si accontentava mai. E anche il vecchio in qualche modo veniva descritto dalle pagine di Pushkin appunto come spaventato da questo cambiamento del pesciolino che era sempre stato buono e gentile nei suoi confronti e che invece quella volta lo accoglie davvero in malo modo, quasi, quasi veramente fosse deluso anche forse un pochino da lui, da questo vecchio che non riusciva davvero ad opporsi alla tirannia della vecchia che continuava a maltrattarlo. E quindi forse dopo tutto, sì, è vero che il pesciolino d'oro è assolutamente una fiaba che ben sintetizza e dipinge quel noto proverbio che dice chi troppo vuole nulla stringe, perché poi è questo che viene fuori proprio dalla figura della vecchia, però secondo me c'è anche qualcos'altro, c'è proprio la figura del vecchio che è importante, perché insomma tutto sommato forse ci si aspetterebbe un comportamento diverso. No? Cioè il vecchio che forse viene considerato un po' inadeguato dalla vecchia, dalla moglie, perché non le fa avere abbastanza in qualche modo, perché ricordiamoci che questa è una vecchia fiaba popolare russa, quindi come sempre quando leggiamo qualcosa dobbiamo ricordarci, dobbiamo inserirlo sempre nel contesto socio-culturale da cui deriva ovviamente. E quindi magari era proprio lui che doveva occuparsi della famiglia e in qualche modo è evidente, visto che appunto l'autore descrive questa casina, questa che il russo appunto è l'isba, la descrive come decrepita addirittura, quindi una capanna in decadimento e neanche il pane da mangiare. Quindi ovviamente sicuramente il vecchio era. Il vecchio pescatore era una sorta di delusione per la propria moglie che indubbiamente avrebbe voluto qualcosa di più.
Però poi a un certo punto il vecchio pescatore in realtà dà a questa donna molto di più, le dà qualcosa che obiettivamente la maggior parte degli uomini non è in grado di dare alle proprie amate, e le dà la magia, le dà la possibilità in modo magico appunto addirittura di realizzare ogni suo desiderio, ma davvero ogni cosa lei riesca ad immaginare può ottenerla grazie all'amicizia e ai favori, appunto, che il pesciolino d'oro riserva a questo pescatore di cuore buono che decide di lasciarlo andare. E allora dicevo, ci si aspetterebbe forse che a questo punto la vecchia beh, fosse riconoscente al vecchio e che magari cambiasse un po' l'atteggiamento nei suoi confronti, no? Ci si sarebbe aspettato quasi di coccolarlo, di amarlo, di ringraziarlo, di essere felice con lui a quel punto. Invece no. Invece la vecchia continua ad umiliarlo, cioè come se nonostante il vecchio avesse qualcosa di nuovo da offrirle, quello che lei magari usava appunto come scusa per non apprezzarlo fino a quel momento, quindi tutte quelle mancanze che lui aveva dal punto di vista materiale, lui improvvisamente le colma, ma lei non cambia comunque il proprio atteggiamento e l'uomo neppure lui cambia il suo, neanche il vecchio continua ad essere remissivo e questa cosa forse in qualche modo delude un pochino il pesciolino d'oro, perché chissà che tutto sommato quella magia lui non l'avesse messa tanto a disposizione della vecchia quanto del vecchio, perché magari aprisse oltre al proprio cuore anche i propri occhi e vedesse. Ma chissà, voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere, sapete che potete scriverci al nostro indirizzo email, il tomopolveroso@gmail.com, ma potete anche inviarci messaggi WhatsApp al nostro numero dedicato 06 92 92 8854, e perché no, potremmo aprire una nuova discussione invece sul nostro forum tomopolveroso.forumfree.it. Io per stanotte vi lascio proprio con questa fiaba, con il pesciolino d'oro. Spero che vi aiuti a fare sogni tranquilli, sereni, come quelli che si facevano da bambini. Vi auguro quindi la buonanotte. Vi ricordo, come sempre, domani di portare con voi gli occhiali da sole affinché la luce del giorno non offuschi la vostra visione. Grazie.